Ciao ragazze mie, come state? Benvenute in un nuovo giorno. Fa caldissimo, dico sempre la stessa cosa, lo so, ma è veramente insopportabile questo caldo. Abbasso stavo vedendo, mi sto seguendo tutta la serie di Un medico in famiglia. Eccomi, mi chiamava Pietro. Dicevo, mi sto seguendo tutta la serie di Un medico in famiglia. Sono partita proprio dalla prima serie e ce lo stiamo vedendo nei momenti, insomma, di calma, quindi principalmente la sera oppure pomeriggio, quando riposo un po' prima di andare al mare, giusto che mi rilasso un attimo. E niente, oggi non siamo andati al mare né stamattina né oggi pomeriggio. Però stiamo per andare dai nonni, così porto un po' i bimbi a giocare giù in giardino e stiamo un po' insieme a loro. I miei nonni sarebbero i miei suoceri. E quindi eccoci, vestiamo e andiamo. Siamo pronte? Andiamo dai, da no. Nonna? Siamo. Andiamo? Vieni in braccio. Vieni. Che ci mangiamo? Un crostino. Un crostino. Dove andiamo? Dai nonni. Ciao Gris. 8.000 euro pagato. Tanto. È tanto. È Cri, si è appena svegliato, stava in macchina. Dimmi, Alessia ha preso la bicicletta. Lo so, vai. Oh, bravo, attento, Elena. È quasi pronta? Sì, manca poco, uscendo io? Sì. Elena! Ma quella è per una sola. Elena, sei pronta? Sì, vai! Secondo me la rompe. No. Guarda Elena come ti guarda. Che sta a fare papà? Guida. Brava. Nonna. Sta sopra nonna. Nonna. Sta sopra. Per favore. Ah, la carta. Cri! Vai Elena, rincorriamo Alessio. Alessio è troppo veloce. Nonno ha appena annaffiato il giardino. Guardate che meraviglia. L'ha annaffiato. Ecco Alessio con la sua bicicletta. Vai, veniamo anche noi. Vai Ale, ti seguiamo. Vai, fai strada, ti seguiamo. Vai. Vai, mamma ti segue con Elena, vai. Vai, bravo. Guardate le piante che hanno i nonni. Sono più grandi di Elena.
Vai Ale, ti seguo, vai. Ah, l'abbiamo battuta! Sulla bicicletta, sì. Mazza che sei abbronzata, Vai, prendi. Pure noi, guardate la mia gamba, che è nera. Ma guardate, Elena, quanto è figa. Guardate quanto è bella. Bel vestitino, sandaletti, che bella. Ah, qua si sta proprio bene, bene, bene. Sì, respira. Si sta bene, non è quel caldo umido, si sta proprio proprio benissimo. No, no, i galletti no, è chiuso, vedi, c'è il galletto che sta là. Vedi, c'è il galletto che beve l'acqua, mangia. Ma è chiuso, non si può andare, Elena. Senti? Senti come cantano? Come canta? No, cantano, sono gli altri dietro. Che non si vedono però. Forza! Lontanissimo! Che mangi? Gelato. Non è gelato, è lecca lecca. Chupa chups. Quando là giocano nonno e nipoti. Ragazzi, guardate che bontà che ha cucinato mia suocera. Questi sono i piselli direttamente dal suo orto. Poi qua ho fatto la minestra per adesso. E qua il pollo, i loro polli ammazzati e cucinati. Tutta roba loro, anche l'insalata, l'ho appena lavata, guardate, scrocchia, è qualcosa di spettacolare, tutta roba loro. La sto aiutando così lei sta con Elena e io l'aiuto. Ragazze, questo è l'orto da cui vengono tutte quelle bontà, guardate che spettacolo, e queste sono tutte piante di olivo. Ma tutte le cose che loro mi danno, compresi alberi di frutta, stanno tutti qui, tutta quella zona, anche sotto di là che non si vede da qua, insomma è grandissimo. E qui noi mangiamo l'estate, ecco Elena che gioca, qua stiamo sopra, nella sua casetta, e adesso mangiamo. Il cavallo, sì. Buongiorno. Ragazze, eccomi, ho notato che YouTube, anche se metto nell'immagine di copertina solo me che sono grande, mi blocca comunque i commenti, ce l'avrà con me, non lo so, io ogni 10 minuti vado per sbloccare commenti, ma più di questo non posso fare, forse dipende dai video, non lo so, comunque, eccoci, sono le 10 e ancora devo fare tutto stamattina. Siamo di ritorno appunto dai nonni, cioè di ritorno, siamo tornati stanotte, si può dire, aspettate, siamo tornati stanotte, era luna o qualcosa, perché fuori il terrazzo là si stava benissimo, quindi non me ne sarei voluta proprio mai andare, e vi faccio vedere tutte le cose buone dell'orto dei nonni. Allora, queste prugnette, aspettate, giro la fotocamera. Allora, queste prugnette che provengono proprio da uno degli alberi di quel meraviglioso orto, mamma, che sono durissime, buonissime, da quel meraviglioso orto. Poi, vediamo un po', qui abbiamo tutti i pomodori, pomodori e pomodorini, ma guardate che spettacolo, calcolate che da noi i pomodorini stanno ad un prezzo assurdo, guardate quanti. Poi qui abbiamo, no, qui non abbiamo niente, le ho messe qua, vediamo, sì, le melanzane, eccole qua, che le devo un attimo, adesso le voglio cucinare e conservare. Vabbè, aspettate, apro prima la busta, eccole qua, guardate che spettacolo, quindi sono le melanzane nere e anche quelle viola, queste fatte alla piastra sono proprio top, buonissime.
poi direttamente dal frigo fagiolini, mamma mia, che andrò anche a fare oggi, insalata, sta tutta qui dentro, la lattuga loro che scrocchia, e qui mi hanno dato praticamente zucchine e pomodorini gialli, che anche questi da noi costano veramente tanto, quindi è una benedizione. Dimmi Elena, che vuoi? Hai caldo? Hai caldo? Oggi dove andiamo? Al mare, sì, ma oggi pomeriggio però. Guardate il pizzico di zanzara in fronte ad Elena. E ieri nonna Flavia, che cosa ti ha messo in fronte, che ce la siamo anche dimenticate? L'aloe vera. L'aloe vera, mia suocera ha staccato una foglia, gli era, diciamo, il gel della foglia gli era messo in fronte, è passato tutto. È vero. Senti, dato che nonna Flavia guarda i nostri video, la vuoi salutare? E anche nonno Domenico, cosa vuoi dire? Ciao nonni, saluta. Ciao nonni. Vi voglio? Bene. Vi voglio? Bene tanto, nonni. E grazie per queste cose meravigliose. Ciao nonno. E saluta nonno Cuccio. Ciao nonno Cuccio, ciao. Allora, nonno Cuccio sarebbe mio suocero. Allora, si chiama Domenico, però lo chiamiamo Cuccio, quindi quando lei dice nonno Cuccio, intende il nonno, il padre di Pietro. Io so che guardate i miei video, suoceri, vi amo alla follia, lo sapete? Vi mando un bacione grande, grande, grande. Vabbè, andiamo a cucinare adesso. Qui sto facendo zucchine, pomodorini, poi vado ad aggiungere olio e sale, sotto c'è un po' di cipolla, li vado a consumare, poi li passo, ci aggiungo anche un po' di passata e creo, diciamo, dei sughetti pronti da congelare. Qua vado a fare la stessa cosa ma con le melanzane, e qua sto facendo patata, carote, zucchina per fare appunto la vellutata. Questa la vado a passare e poi ci do anche una botta di mixer. E così appunto vado a congelare tutti questi sughetti. Ecco qua, ho fatto anche melanzane, cipolla, pomodorini, tutti, ecco, li stanno sotto, e ho aggiunto anche un po' di passata, come l'ho aggiunta anche qua dentro, e l'ho aggiunta anche qui dentro. Qua mancano patate e carote. Insomma, vado a fare tutte queste tre preparazioni, un po' le uso a pranzo e un po' le congelo. E questi pomodorini avanzati, quelli più rossi, intendo, li ho lavati e li lascio asciugare un attimo, li vado a congelare così come stanno dentro una busta, così quando mi servono li metto direttamente così in padella, tanto si appassiscono subito e posso farci un sughetto o aggiungerlo a un brodo, una vellutata, insomma qualsiasi tipo di preparazione. Quindi adesso questi li vado a congelare. Eccoli qua nel loro sacchettino. Li vado a congelare così poi prendo la quantità che mi servono e li utilizzo magari quando appunto non ci saranno più. Volevo farne di più per l'inverno, però purtroppo non posso, perché con il fatto che dobbiamo fare il trasloco non posso congelare cose per l'inverno. Però una bustina, ma due, insomma, me le vado a congelare. Il resto faccio dei sughi pronti che so che magari, che ne so, nel mese di agosto li vado a consumare, perché non posso congelare purtroppo cose per l'inverno, perché io l'anno scorso di queste bustine ne ho fatte tantissime nel congelatore, perché abbiamo un congelatore alto, e quest'anno non lo posso fare, perché appunto se poi mi chiedono di svuotare il congelatore, no, mi prende un colpo, quindi... niente, guardate il mio stato di sudore, no, sono un mare di acqua proprio. Però chiudo la porta e cucino qua dentro, almeno il calore non va di là. Comunque, ecco, vado a congelare questa bustina. Allora, primo sughetto pronto, adesso lo vado prima a passare e poi ci vado a dare una botta di frullatore, mixer, per togliere eventuali semini o pezzi, insomma vado a fare una cremina bella liscia. Allora, procedo. Vedete, passato, adesso ci vado a dare una botta di mixer, così lo addenso ancora di più, ed è proprio un sughetto per la pasta. Allora, continuo e poi vi faccio vedere. Ecco qua, però sono a corto di recipienti, quindi ho fatto questo che è una monoporzione e questo che lo utilizzerò per tutti, quindi adesso lo vado a far freddare
ci mette ovviamente il suo coperchio. Dove sta? Dove sta? Dove sta? Ah, prima che trovo i coperchi qua. Oddio, eccolo qua. Quindi ci vado a mettere il suo coperchio, lo faccio raffreddare e poi lo, ovviamente lo vado a congelare. E quindi questo è fatto. Vado a fare la stessa cosa per le melanzane, che sono pronte, e la stessa cosa anche per queste patate, carote e zucchine tutte insieme. E ok, a questo poi vado ad aggiungere anche, o a questo, o a questo, o a questo, in fase di cottura posso aggiungere anche dei pezzi di petto di pollo, insomma, quello che, la carne rossa, quello che mi va. Quindi adesso procedo con le melanzane. Ecco qua, stessa cosa, quindi prima passate con il passino, poi ho dato una botta di mixer e ecco qua, guardate che bel sughetto denso, pronto per appunto condirci la pasta. Questo è di melanzane, ne sono usciti due, non sono monoporzioni perché appunto qua ci condisco la pasta per tutti, penso anche qua, quindi per due volte ce l'ho. Ragazzi, ecco qua l'ultima preparazione, l'ho completata e poi vado a congelare tutto. Ecco qua i miei barattolini che adesso andrò a congelare. Sono stra sudata ma stra felice e soddisfatta perché appunto ho smaltito quasi tutte le verdure che ho preso ieri dai miei suoceri. Grazie suoceri, ecco queste le faccio, ecco sì. Elena vuole mangiare, penso, non lo so, è strana perché non dorme. Vabbè, quindi ci aggiorniamo dopo. Ragazze, comunque quando dico che insomma fa caldo, non lo dico per lamentarmi. Io sono una persona che non si lamenta mai perché mi guardo sempre indietro e dietro di me ci sono persone che stanno veramente messe male. Quindi lo dico così, giusto per parlare, fa caldo perché va bel periodo tutto qua. E per come sono fatta io, mi sento anche in colpa che a casa nuova stiamo mettendo i condizionatori quando in realtà poi ci sono persone che non si possono permettere neanche un ventilatore. Vedi, io sto attrezzata col ventilatore per appunto far passare tutti i vapori della cucina. Quindi è semplicemente un po' parlé. Allora ragazzi, ecco le mie preparazioni, ci ho messo 2 ore per 5 contenitori, vabbè, ma il tempo ci vuole in cucina. Quindi questi sono di melanzane, zucchine e questa è la vellutata patata carota zucchina pomodorini, scusate. E adesso in pomeriggio mia mamma mi porterà i contenitori, quelli più piccoli, monoporzioni. Così che io stasera o domani massimo, perché devo smaltire altre melanzane, altre zucchine, vado a fare la stessa cosa, identica, solo con vado a mettere nelle monoporzioni e carico il congelatore. Così almeno, vabbè, ovviamente lo carico, ma non è che rimangono a lungo, magari tra una settimanella, così che non ho più verdure e inizio a consumare quelli congelati. Così neanche cucino, mamma mia, scongelo e via. Specialmente questo è comodo quando la mattina andiamo al mare, torniamo dal mare, quindi già ce l'ho pronto. Questo per me, questo lo uso per tutti, perché per esempio per Alessio lo diluisco con un po' di acqua, quindi ci metto la pastina, per Elena, Christian, Pietro ci vado a condire semplicemente un po' di pasta, un po' di formaggio, insomma, vengono buone perché sostanzialmente è pasta con le verdure. E niente, quindi adesso qua sto facendo, loro vogliono gli spaghetti, Elena sta mangiando già. Le ho fatto un po' di pasta e patate avanzata di ieri, avevo un po' di sughetto, quindi ecco, ho fatto un po' di pasta e patate e sta mangiando. Per Alessio la pastina con il brodo che ho fatto adesso, e Pietro e Christian mi hanno chiesto gli spaghetti, Christian con il tonno e Pietro aglio e olio. Quindi adesso vado a fare gli spaghetti per loro. E io sinceramente oggi mi mangio solo l'anguria perché guardate come sto, ho voglia solo di una doccia, sono proprio stanca, sto col ventilatore e niente. Poi prossimamente, magari domani quando registro un nuovo video, vi faccio vedere, ho le altre melanzane, insomma ho una bella busta, le devo smaltire infatti perché vabbè le melanzane rispetto alle zucchine si mantengono un po' di più. Però le voglio comunque togliere, le voglio fare grigliate, le faccio freddare e poi le congelo. Così che sempre per lo stesso motivo, quando viene agosto che fa proprio quel
caldo ancora più pesante di questo, io scongelo e mangiamo. Proprio per, io faccio queste cose, uno per smaltire le verdure e due proprio per non stare in faccia alla cucina a 40 gradi. Come vedete non abbiamo il condizionatore, insomma c'è caldo. Ripeto, non è una lamentela, è solo una constatazione. Giustamente stiamo a luglio, è tempo suo. E niente, questo è. Quindi adesso vado a fare gli spaghetti e si mangia. E poi pomeriggio scendiamo al mare. Ecco un attimo, eccolando un attimo la pasta adesso. Ragazzi, allora vi saluto con Christian. Ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale. Speriamo che YouTube non blocca i commenti, perché ho visto che li sta bloccando. E dalla nostra famiglia è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Ciao.